partito un nuovo grande appuntamento dei trofei Moto Estate. Stagione 2022-23, una cornice di pubblico finalmente all'altezza della competizione. 5, solo 5 bellissime gare da vivere insieme a voi, da vivere soprattutto con il mio grande amico Andrea Tomio. Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati nella nuova stagione. Circuiti Varano, Cremona, Magione, esatto. Varano, e poi si chiude a Cremona in questo quinquennio importante di gare. Ci aspettiamo tanto, lo aspettiamo da voi. Quest'oggi andremo a commentare due manche, Race Attack 600, Race Attack 1000. Non vi vogliamo dire nulla, ma rimanete inchiodati perché c'è dello spettacolo. Assolutamente sì. Adesso linea alle interviste classiche pre-gara e poi ci troviamo con l'inizio della Race Attack 600, gara 1 e poi gara 2. Come sono andate le prove? Benino, no, non fortissimo, ma sono... Hai dei propositi per questa gara qua? Sì, cerca di passare qualcuno. Dai, dai, ti auguro una buona gara. Grazie, allora, grazie. Con Andrea Tomio, è la prima della Race Attack 1000. Ciao ragazzi, ben ritrovati. La pole position, Andre, è di Lorenzo e di Lazzaro Valsecchi, 109.622. Al suo fianco Voc e Pellegrinelli. Crifò, Ruggero maneggia, Rogliatti, Gioita, Paris, Fabretti, Puzzo, Gelsi, Bandinelli, Scaltritti, Papa, Cortesi, Rapaglia, Tognetti, Marzo, Sesso, Lomicchi. Voc ha fatto il salto di qualità, vediamo se riesce a tenere Valsecchi. Sì, stiamo a vedere cosa succede. Tutto pronto? Eh sì, sono tutti bandiera pronti. Rossa, belli, tutti quanti incarogniti come dovrebbero. Siamo a Varano, Andre, 2350 metri di percorrenza, mi hai fatto fare un giro bellissimo. Esatto. Me la sono fatta addosso, non è vero. Non è vero, siamo andati piano, verde, bandiera pianini, verde. Bandiera verde dietro, bandiera rossa sventola che se ne va via, i semafori si accendono, si spengono, via! Qualche brutta partenza, qualcuno è proprio partito là in mezzo, Voc con le moto che impennano. È partito bene Voc, davanti a tutti, Valsecchi secondo. Sì, è riuscito ad avere un buonissimo start, cosa che non così scontata, perché comunque con la 1000 c'è un salto di qualità, è una partenza un po' diversa, quindi dai, bene così. Adesso vediamo un po' cosa succede alla fine del primo giro. Pellegrinelli, Ruggero dietro che si sono francobollati l'uno con l'altro. Buona la partenza di Lorenzo Voc davanti a Lazzaro Valsecchi. Andrea, il meglio degli 8 giri, faceva abbastanza caldo quel giorno. Sì, inizia a far caldo in effetti, però è un caldo sopportabile, giusto, ancora bello andare in moto così. Quindi mi dici che quando arriviamo a luglio è meglio non presentarsi nemmeno. A luglio, agosto, ragazzi, io preferisco stare a mare. Io con te, se mi inviti tu e la tua compagna, io sono ospite vostro. Valsecchi subito prova a francobollarsi a Voc, chissà che non provi già a scavalcarlo. Qui siamo al ferro di cavallo, Andre! È uscito fortissimo, probabilmente Valsecchi, vediamo un po' con Gelsomino Papa, il veterano. Veterano, sì. È passato. Valsecchi, grande sorpasso di Lazzaro Valsecchi su Voc, che prova già a rispondere. E forse ci riesce, Andre? No. No. Che qua l'interpretazione, tu che interpretazione dai là? Ma no, allora, diciamo, vai più largo o più stretto? Cerco di stare largo, ma lì in realtà si è messo stretto perché voleva provare a infilarlo in staccata, ma non era abbastanza avanti per provare a buttarsi, esatto, col muso, esatto, con la sua moto. Esatto, anche perché lì è un punto un po' pericoloso, in effetti se non ti vede ti chiude la porta in faccia e fai il patatrack. Esatto, si va in terra entrando. Non è bello, anche perché poi ti giochi le prime due posizioni, sei al primo giro, c'è ancora tanto tempo, c'è anche una gara 2, perché sappiamo che va si va al meglio delle due manche. Andre, uno spacchettamento clamoroso, i primi due e poi dietro Pellegrinelli e Ruggero a darsene di santa ragione per la terza, poi c'è un vuoto. Sì, in effetti subito dopo due giri già si sta manifestando ciò che hai detto, che si vede subito una spaccatura, un bel vuoto e... stanno già tirando. Sì, stanno già andando forte. Stanno, poi tu te ne intendi di andare forte? Questo tu l'hai fatta questa classifica, questa categoria? La 1000 no, ho fatto la 600. La 600, sì. Sì, diciamo che io sono veterano sulla 600. Sempre. Chiude il secondo giro Andrea Ruggero. E qui passa però. Ma Pellegrini è andato pianissimo. Qualche problema? Mamma mia, guarda lì come scodano. Vediamo chi passa davanti, se c'è Ruggero. Eccolo lì, è passato Ruggero dietro. Passato, su Pellegrinelli, Ruggero terzo, quarto Pellegrinelli. Voc mi sembra che stia iniziando ad accusare il colpo però. Un secondo l'ha preso, eh.
Ah, sicuro, un secondino qua l'ha preso. Nel frattempo Ruggero, sì, Ruggero si è messo davanti e difficilmente adesso sarà passabile secondo te. Però se ne danno di santa ragione quei due. Quel bianco, la mottona bianca, mottona nera, io sicuramente li riconosciamo, è la cosa più facile del mondo. Esatto. Perché sono uno l'opposto dell'altro. Lazzaro Valsecchi intanto vola. Valsecchi anche l'anno scorso fece bene in quel di Varano. Ci sono delle piste poi, Andre, che le senti più tue. Sì, sì. Tu Varano la senti più tua o qual è la pista? Varano sì, mi piace molto, è una pista dove ho sempre avuto un buon feeling, quindi sì, è quello che dice, è vero, ci sono delle piste dove te le senti di più e piste dove non che non ti piacciono, però te le senti un po' meno, quindi forse non c'è. Vai un po' più piano, magari vuol andare più piano vuol dire fare un terzo, un secondo, esatto, che per una classifica esatto. È perfetto. Ruggero sta provando a staccare Pellegrinelli, come Valsecchi ha staccato praticamente Lorenzo Bocca, hanno creato un abisso abissale, la distanza tra i primi quattro, oso chiamarli, in realtà tra i primi due e gli altri due c'è distacco, c'è già distacco da primo e secondo, non oso immaginare tra il quarto e il quinto c'è un divario incredibile. Voc al salto di qualità, lo senti Andre, cioè quando passi dalla 600 a 1000? Stiamo parlando del doppio quasi della potenza, una moto, al di là del doppio della potenza parliamo anche di una moto più pesante, quindi più difficile da controllare, preparazione fisica maggiore, la moto quando freni è molto più pesante in staccata, quindi serve una buona forza, un allenamento, una palestra, è più fisica, quindi nei cambi di direzione è più dura, insomma si porta all'ennesima potenza in base alla potenza della moto, cioè esatto. Non il 300 va solo un po' più forte, no ci proprio... sono una serie di componenti esatto. Delle quali ci sta evidentemente parlando il nostro Andrea Tromio quando siamo a metà della gara. Gelsomino Papa sta indugiando diversi duelli a metà classifica. Però per sono riuscire vicini qua, sì. Sono vicini. Sono molto qua invece si stanno sgranando completamente. Ruggero ha veramente dato una paga a Pellegrinelli, che forse si accontenterà della terza, della quarta piazza. Pellegrinelli partiva terzo, tra l'altro un secondo di distacco tra però non è lontano. Vox si è avvicinato, è vicino lo ha ripreso, è stato qualche slow motion da parte della nostra sapiente regia che ci mostra qualche curva, in questo caso da parte di Lorenzo Vox, Bikers da Cordoli, la sua scuderia. Qua andiamo ad indugiare ancora nella lotta più totale, più disparata, e Vox si è avvicinato. Infatti qualcosina glielo ha preso, sì, sì, questo è sì, un buon sì. Giro per Vok, siccome si avvicina bisogna vedere, però vedi che in realtà la prima parte gli arriva sotto, poi nell'ultima parte qua Valsecchi si allontana, più forte, più performante, sì, un po' più scorrevole e così, quindi si equivalgono abbastanza. Qualche slow motion anche da parte di Lazzaro Valsecchi, interessantissimi queste slow motion che ci mostra la regia quando siamo al quinto giro. Andre, Valsecchi davanti rispetto a Vok, guardali qua, tutti vicini, bello perché si stanno sicuramente divertendo e quindi che tu lo sai che la cosa più importante qua è anche divertirsi. Diciamo che è un po' lo scopo del perché si fanno le gare. Più delle volte ci si arrabbia, perché okay. Alla fine sono poche le volte che sei divertito e contento. Papa però... si è staccato però, Andrea. C'è il gruppone davanti, Papa però, non sembra non averne per stargli dietro. Anzi, quasi larghino. Un po' larghino. Sì, stava forzando un po' la frenata per stare col gruppetto, ma è andato un pelino lungo. Però la ripresa, Andrea, dai, è stato bravo. Lì sì. Davanti stanno divertendo di brutto perché si passano e si controsorpassano. Esatto. Quello che sta guardando, qua Vok un po' si è ancora allontanato. Il giro prima Vok era andato più forte, 3 decimi rispetto a Valsecchi e si era avvicinato qualcosina. Adesso però mi sembra che stia di nuovo riscendendo di performance. Sta salendo di nuovo Valsecchi, che riesce in una maniera incredibile a riguardare, a riprendere la gara. Siamo al sesto giro, Andre. Ti chiedo, ma inizia a fare anche già qualche calcolo da questo punto di vista? Sì, sicuramente qualche calcolo si inizia a fare, anche perché siamo all'80% dello svolgimento, quindi da adesso tu sai dentro di te dove sei, dove non sei, dove puoi arrivare o se ti puoi accontentare, quindi tipo, sei dato tutto. Tipo Andre, settimo giro, Pellegrinelli ho visto adesso di sfuggita e sto guardando il monitor dei tempi, sta andando ma si è avvicinato un po' Pellegrinelli al buon Ruggero, chissà
che non provi la zampata, mentre le telecamere intanto indugiano un po' anche su altri piloti. Gabriele Proietti in questo caso lo stavamo guardando, qui un bel yamacone che sta affrontando tutti quanti i suoi GT. Sì, questo è Gelsomino Papa, che in realtà non è che si sia tanto distanziato, il problema è che non ha quella forza per riuscire a rientrare nel gruppone. Lei Tomio se la ride perché sta divertendo tantissimo, vero? Io mi diverto perché quando sono a guardare mi diverto, mi piace sempre. Più bello guardare che correre? Ah, vabbè, adesso non scherzare, certo. Scherzare. No. Gelsi, guarda lì come sta andando. Ottavo giro, Andrea, entriamo nel final lap. Mi sembra che prova il Secchi abbia davvero. Stavolta ha preso un po' di margine che. Mamma mia, Ruggero, ma dov'è finito Pellegrinelli? Là, ha fatto un errore qua, Andrea, perché era molto più vicino prima. Probabilmente per forzare un pochettino, magari ha fatto un errore o un calo fisico. Cosa che ci può stare ampiamente, anche perché poi ti accontenti, dici tanto più di là non posso andare, quarto ci arrivo. E allora mi accontento quando vediamo tutti quanti scorgere passare per l'ultimo giro, l'ottavo della classe 1000, Race Attack. Ci ha regalato qualche soddisfazione in più la 600, Andrea. Qualche sorpasso, qualcuno che è partito. Benedet bene prima, in gara 1 è stata bella con quei due bei sorpassi. Però questa in generale è una gara, una pista dove tu sorpassi poco. Non tu, Andrea, sì, dico sì, in generale. Sì, diciamo che. Beh, in realtà dipende. Qua si è un po' stabilizzato il tutto. Però. Papa si è avvicinato incredibilmente ai piloti davanti. Mentre le telecamere indugiano anche sugli ultimi. Sull'ultimo giro, vediamo. No, non è Lazzaro Valsecchi questo, anche perché siamo abbastanza nelle retrovie, esatto. Qui siamo con Ruggero addirittura. E tra poco probabilmente sventola il bandierone. Vince Lazzaro Valsecchi! Gara 1 della Race Attack 1000, Andre. Secondo Voc che esulta tantissimo col suo team. Era la prima gara. In 1000 magari riesce a fare qualcosa di meglio in gara 2, chi lo sa. Terzo Ruggero, quarto Pellegrinelli, Andre, gara non noiosa perché è stata una gara dove se la sono vista bene fino al quinto giro, poi però è scappato Valsecchi. Dopo sì, ha preso margine, diciamo che si sono stabilizzate così, però dai. Bella mano tra Valsecchi e Voc, a risentirci per gara 2, sempre con Andrea Tomio. Ciao, dopo. Rieccoci, gara 2, Race Attack 1000. Ciao a tutti, ben ritrovati. Andrea, gara 1 è stata stravinta da Valsecchi, secondo Voc, terzo Ruggero, quarto Pellegrinelli. Ci aspettiamo probabilmente anche una gara diversa. 8 giri, si è un po' rinfrescato, magari qualcuno è riuscito a lavorare bene, a fare un buon setup. Chi lo sa di quello che possiamo assistere? No, infatti il bello della doppia manche è proprio che qualcuno magari può fare la modifica e trovare forse... I giusti connotati, le giuste connotazioni per provare a cambiare anche esatto. Un po' il proprio futuro. Bandiera rossa che sta per accendere, con i semafori rossi che si accendono. Oddio, è volata la moto a Michele Maneggia. Mamma mia, è volata, è partito bene Voc di nuovo. Andre, mi sono spaventato tantissimo. Penso anche a lui, un pochettino, fortunatamente non è. No, più che altro perché gli è rimasta la moto in mano per fortuna e l'ha mollata lì, è stato forse stato molto scaltro, mentre Valsecchi già si fa fortissimo alle spalle di Voc. Bella pinzata da parte di Ruggero Pellegrinelli, si stanno riassemblando lì davanti quei quattro. Mi sa che è passato davanti, o comunque. No, Voc è davanti. Sì. Voc è davanti sicuramente. Valsecchi alle spalle, vediamo che gara assistiamo, Andre. Gara 1 è stata un po' noiosetta, non ce ne vogliano. Sì, diciamo priva di sorpassi. Ecco, cioè ha fatto bene perché ovviamente Voc aveva anche bisogno di prendere un po' attitudine, certo. Con la nuova categoria. Valsecchi bene perché la sente molto sua come gara, come sì, pista. Sì, 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 sì. Però pochi sorpassi. Sì, pochi. Zero. Quasi nulli, nel senso, neanche uno. Adesso già abbiamo visto subito in partenza qualcosina. Qua è forte lì, viene sempre su forte, sembra di in quella seconda parte di giro Valsecchi è più forte di Voc. La replica di gara 1 che lì si era proprio infilato in quel punto a Voc. Ma vediamo adesso. Abbiamo visto un po' passare tutti quanti i piloti, bandiera gialla, intanto con Maneggia non è riuscito a rientrare. Voc però ha mantenuto la prima posizione. E già è un segnale. È già un segnale di ho voglia di stare davanti. Quindi... Dietro vedo sempre il buon Ruggero terzo, quarto Pellegrinelli ad inseguire. Mi sembra che si stia creando una gara molto simile a quella di gara 1, anche perché guarda qua, Ruggero è un po' la terra di nessuno. Pellegrinelli non gli riesce a star dietro, è confermata questa sì, cosa. Sì, diciamo che a differenza di gara 1 si sono invertite le posizioni. Valsecchi è vicino, Andre. È vicino, è molto vicino. Molto vicino. Allora ti chiedo anche, secondo te Valsecchi adesso farà un po' di aspetta, fa un po' di pendolo,
Lo attacca subito, secondo te, è vero? Se può, sì, se può. Cioè, perché prova a scappare come ha fatto in gara 1. Ma l'idea è quella in queste gare sprint di provare subito a farsi vedere e di mettersi davanti. Questo è sicuro. Gelsomino, papa! Andiamo anche ad indugiare un po' con lui al ferro di cavallo, sta affrontando queste gare. Io ho avuto modo di parlare con Gesù Papa, è straordinario, anche perché è un signorone di una certa età che si trova ancora con questa voglia, che perché poi è tanta passione, Andrea. Beh sì, ad un certo momento poi dopo diventa che ritrovi lì i tuoi amici, i tuoi compagni d'avventura, tutta il contorno della gara che... Familiare sicuramente, questo è il MES, bisogna ringraziare gli organizzatori e anche, lo ricordiamo Andre, la gente che è venuta ad assistere al Gran Premio, mi sono distratto perché sto Vox scavalcava e mi sembrava di rivedere queste prime gare con Bagnaia, Bastianini, in MotoGP. Ce la fa un italiano secondo te? Ma perché no, sì, siamo... Sono partiti forti. Sono partiti forti, sì, un po'... forse in Europa un po' meno. Sì, eccolo Valsecchi che prova ad entrare! Ci entra, ma va largo? Largo. Vok rientra! Adesso le schermaglie ci sono, Andre, per una bella gara, eh? Adesso iniziano a... Inizia il valzer. Ad accendersi un pochettino, quindi... Stiamo a vedere. Stiamo a vedere sicuramente. Lì è andato un po' largo, dopo... No, la ripresa, Vok si è rimesso davanti. Sì, esatto, è andato un po' largo Valsecchi e quindi Vok ne ha approfittato immediatamente. Ancora Vok davanti, Andre, siamo a metà gara. Tra poco siamo a metà gara, perché questo ancora siamo all'inizio di quello che è il quarto giro. Ma ti aspetti che possano rimanere così? Anche adesso, inizio, anche cronometro alla mano, Vok ha migliorato. Quando parlavi prima di setup, prima abbiamo parlato del setup di Coletto, e qui mi sembra che anche Vok allora abbia fatto un bel setup. Sì, esatto, può tranquillamente succedere ciò, che magari... È uscito forte Valsecchi lì da quel mini rettilineo, però Vok l'ha tenuta davanti. Tenuta davanti, sì, dicevo sì, si può fare uno step. Eccolo, mamma! Prova, Si butta giù fortissimo Vok. Ci prova, ci sta provando Valsecchi. Non è lì che dice va bene. No, non si accontenta, dai. Esatto. Che magari sarebbe stupido anche Andrea adesso accontentarsi. Cioè poi l'importante è che non finisci col sederone per aria. Certo, però è giusto provarlo. Anche perché la moto ce l'ha e è andato bene in gara 1, però gara 2, ripeto, mi sembra che sia Pellegrinelli quello. No, non era Pellegrinelli, assolutamente no. Papa intanto indugia con una battaglia greco-romana alle spalle. E ultimato il quarto giro, inizia il quinto giro, Vok ancora davanti. Possiamo dirlo Andrea, c'è sfida. Sì, questa volta sì, addirittura ti dico si sta avvicinando anche Ruggero. Sì, è vero. Rispetto a gara 1 non è così lontano. No, è vero, sicuramente è una discrepanza molto più tangibile. Ma secondo te Vok fa la tappa a Valsecchi? No, però non penso, no, in questo però, caso. Però dandosi un po' fastidio stanno facendo rientrare Ruggero. Esatto, con questo sorpasso contro sorpasso, ti faccio passare, non ti faccio passare, intanto arriva Ruggero e non è lontano. No, è vero. Poi magari fa terzo comunque, magari, e va bene così. Anche perché quello era lo step della sua moto. Ma sai che lì gli si impenna un pochino. Riesce sempre nella seconda parte di giro a riavvicinarsi, ma questa volta non riesce a scavalcare. Esatto. Papa qua invece è di stato siderale rispetto ai diretti contendenti. Beh, chiaramente signori, Andre, quello ti volevo anche dire. È una gara, la seconda gara, 8 giri, veramente inizia a far fatica anche. Noi eravamo presenti, ho visto anche diversi, anche tu un po' stremato alla fine della gara. Chiaro, noi poi ne abbiamo fatti 14. È vero. 14 giri iniziano a essere tantini, anche se vai a 1.10, 1.11, 1.12, però sono sempre tanti. Comunque sono tanti, sì. Sesto giro, Andre, stiamo entrando nel sesto giro. Valsecchi ci prova, Vok risponde per ora sempre di no. Sì, quando è tuo lunghino, però magari la riprende. Però intanto sì, adesso respira un pochino Vok magari. Beh, più di un qualcosina respira. C'è almeno un 3-4 decimi di distacco. Lo vedo sul monitor del tempo, primo intertempo, e almeno ci sono 4 decimi dove può respirare Vok. Questo è importante. Sì, forse non lo sa ancora che è così un pochettino distante. Magari adesso lo segnalano dai box. Anche se poi Valsecchi si avvicina subito, eh. Sì, magari il tempo che arriva di là è già ancora vicino. Però almeno ha respirato un pochino Lorenzo Vok. Sesto giro, sesto e mezzo, Andre. È una bella gara, tirata in questo caso. Ripeto, pochi sorpassi, il circuito non si appresta. Quale dei circuiti del MES, quello secondo te più prodigo di sorpassi? Cremona? A Maggiore tu ci sei stato? A Maggiore sono stato una volta, un po' di anni fa, a fare dei test, ma non sono mai più tornato, perché proprio non essendoci mai state gare... Non hai avuto mai la possibilità di poter affrontare quello che poi non è neanche proprio... A due passi, esatto, dal mare.
rispetto a me, poi magari più vicino. Esatto, qualcun altro sicuramente. Si era avvicinato Valsecchi, Andre ha ripreso i tre decimi che si era mangiato prima con quell'ingresso fatale. Curva 1, Vok l'affronta bene, Valsecchi anche, però è lì che perde qualcosina Valsecchi. Hai notato, Andre? Sì, ho notato che in effetti la prima fase, quindi la tira benissimo Vok e sembra che Valsecchi non riesca a stare dietro. Sì, Ruggero comunque potrebbe rientrare nel gruppetto dei primi due. Tu dici? Qua ho sempre l'idea di che rivedo sempre la stessa scena. Vok si appaglia e poi gli passa davanti a Valsecchi. Ora, o Valsecchi se la sta tenendo per l'ultimo giro, a questo punto penso di sì, anche perché siamo al settimo e mezzo. O lo fa adesso, cioè, o non lo fa mai più. Breve, oppure esatto, non lo fa mai più. Quindi forza Lazzaro se vuoi scavalcare Lorenzo Vok. Indugiano intanto nelle retrovie le immagini per quanto concerne Ferro di Cavallo. Siamo un po' dietro con Gelsomino Papa, anche che sta, ripetiamo e ribadiamo, affrontando la sua gara con estremo onore e rispetto. Poi chiaramente le situazioni, le condizioni, gara 2, gli 8 giri già affrontati, non è proprio facile, Andrea, noi abbiamo spesso detto. E settimo, eccoci qua, fare a lab Valsecchi, occhio perché Valsecchi ha pagliato Vok, eh? Qui c'è già un doppiato, io ho visto Valsecchi davanti con Vok e adesso dobbiamo capire come stanno affrontando. Valsecchi ha sbagliato, Andre si trova lontanissimo da Vok, c'è stato un errore sicuro. Eh sì, perché ingresso nella prima curva, te lo posso dire. Ma sì, io ero lì presente, ho sbagliato. Sì, ok. Ha sbagliato curva 1. Lazzaro Valsecchi. Pensavo, perché ho visto il doppiato, invece in effetti non. No, era molto lontano il doppiato. È ancora lontano, vediamo se Valsecchi si appaglia e si avvicina. Adesso è tutta questione, è l'ultimo secondo. Vok forse riesce a respirare. Gliela regalata Valsecchi, dai, insomma. Cioè, se finisce così, non che è un regalo, però ha fatto un errore in curva 1, importante per Vok, che potrebbe portare a casa una però vittoria. Non è lontano. No, non è lontano per nulla. Vediamo come affrontano l'ultima curva, stanno per arrivare. C'è anche addirittura una bandiera gialla. Bandiera scacchi. Vok davanti, vince Lorenzo Vok, gara 2, secondo Valsecchi, terzo Ruggero. Hai visto il gesto di stizza da parte di Valsecchi? Ruggero importante, terzo. Allora 53 Valsecchi, che fa due giri veloci più la pole position e si prende 6 punti in più. Vok 47, fanno primo secondo. La differenza è che Valsecchi in anella due giri veloci, che sono 2 punti a testa per ogni gran premino, e i 2 punti da pole position. Buona partenza per Valsecchi, però è lì Vok. Ah beh sì, sono davvero pochi punti. C'è già uno stacco buono con Ruggero, che fa 40, fa 2 terzi posto. Sì, 36. Fabretti primo invece nell'altra classifica della Challenge, con 47 e 42 scaltritti. Bene, Andre, ci vediamo allora a Cremona. Assolutamente a Cremona, ciao ragazzi.